quest'anno presentiamo due laboratori di restauro del nostro Dipartimento per il restauro e per la conservazione, che ha 14 laboratori di restauro e quest'anno ne presentiamo due, quello per il restauro della pittura ad olio e quello di restauro di scultura e pietre dure. E la presenza è molto importante per noi perché sappiamo che ogni anno ci sono presenti gli istituti importantissimi di restauro d'Italia e siamo onorati di partecipare. Abbiamo tante opere d'arte e anche nel nostro museo ci sono conservate tantissime collezioni dei vari oggetti d'arte. Alcuni progetti più importanti presentiamo qui in Italia per voi, per i nostri colleghi italiani. Siamo in contatti con i restauratori italiani. Prima di tutto devo dire sull'opificio delle pietre dure presso di questo importantissimo istituto. Nel 2010 abbiamo avuto uno stage speciale e poi dopo questo stage siamo riusciti ad realizzare un importante progetto di restauro di un commesso fiorentino che presentiamo in questi giorni al Salone. Grazie alle attività del nostro direttore generale, professor Mikhail Piotrowski, è stato deciso di stabilire una sede della Fondazione Ermitage Italia qui a Ferrara, visto anche che ogni anno si svolge il Salone del Restauro qui, proprio in questa città.